Claudio Pozzani, buongiorno. Buongiorno, grazie. In effetti durare 28 anni è una sorta di resilienza, masochismo e coraggio insieme, soprattutto in Italia. Eh sì, 28 anni di Festival Internazionale di Poesia di Genova, però tutto potevo aspettarmi da un poeta, da chi si avvicina alla poesia ogni giorno, da chi ogni giorno racconta la poesia, di tutto potevo aspettarmi, ma non la parola resilienza. Però è arrivata e quindi l'accogliamo, Claudio Pozzani. No, scherzo, vabbè, scherzo ovviamente, perché ormai la parola resilienza fa parte. Sì, comincia a venire a noi, l'avevamo usata. Vero, sono delle parole che cerchiamo di non usare, resilienza, empatia, perché tanto ci sono, c'è molta gente che le usa, quindi va bene. Ma le usa male. E come le usi? Ecco, però, ecco, le usiamo male, Claudio Pozzani. Andiamo subito in medias res, come si diceva un tempo, ma ecco, la parola resilienza, per esempio, in che modo può entrare dentro la parola poesia? Perché certo che può entrare, la poesia non è altro che il respiro del presente. E beh, sai, è un po' come un fiume carsico, ecco, mi sta venendo in mente adesso, che un po' viene in superficie, un po' giù, e la poesia in tutti questi anni l'hanno sempre data per morta, per una cosa d'élite, inutile, difficile, insegnata male, però entra in tutte le nostre vite quotidianamente, entra nelle imprese. Basti pensare alla pubblicità, alla comunicazione che è infarcita di meccanismi che usa la poesia da sempre. O anche del tutto la poesia stessa, mi viene in mente la ode al pomodoro di Neruda, tanto per citare uno spot pubblicitario. Certo. Però in tutti questi anni, e parlare insieme con Claudio Pozzani non è da poco, perché è un'idea creatrice e ha portato avanti in questi anni Parole Spalancate, questa associazione che poi ha creato il Festival Internazionale di Poesia di Genova. Ma in tutti questi anni vedo per esempio qui più di 1800 poeti e artisti, ma ecco, è vero che i numeri non sono tutto, certo, i numeri non sono tutto, ma in tutti questi anni 1800 poeti non sono pochi, Claudio Pozzani. La ricerca, la ricerca ogni anno credo che sia stata abbastanza faticosa, vero? Sì, ma sono anche fortunato perché essendo poeta invitato all'estero trovo e incontro persone che non sono magari ancora state tradotte o sono note in Italia, per cui faccio anche questo scouting, diciamo, all'estero, quindi le porto qui. E su 1800 poeti e artisti, perché sono venuti anche non propriamente poeti, che comunque hanno lavorato con la parola, molti, anzi diciamo il 90% degli stranieri non erano mai venuti in Italia, quindi abbiamo fatto anche una sorta di promozione del nostro paese di Genova anche presso le personaggi di culture differenti. E dal 9 al 19 giugno, Parole Spalancate, Festival Internazionale di Poesia, spalanca le sue porte per creare attenzione al verso poetico. Quindi saranno diversi giorni di appuntamenti che noi possiamo scoprire sul sito parolespalancate.it. Sì, sono oltre 100 eventi gratuiti tra concerti, letture, performance, mostre, proiezioni e incontri anche con autori, non soltanto poeti. Ad esempio abbiamo, tanto per citarne uno, abbiamo anche l'imprenditore Brunello Cucinelli, che verrà proprio a parlare del rapporto su impresa e cultura e soprattutto sul suo sogno, visto che il tema di quest'anno è utopia, la sua utopia di Solomeo, che è questo borgo che lui ha creato mettendoci dentro biblioteche, spazi per la cultura, ha spostato lì la sede della sua azienda, insomma parlerà di una sorta di capitalismo umanistico, come lo chiama lui. E questo è anche poesia, per forza di cose, una poesia quotidiana. No, certo, è l'humus della poesia, certo. E poi sempre personaggi non poeti, ma che lavorano molto con la poesia. Ad esempio verrà Carlo Valli, che è uno dei più grandi attori e doppiatori soprattutto. Bellissima voce quella di Carlo Valli. È la voce di Robin Williams o di Kurt Russell in Iena Plin. E ritirerà il premio dedicato ad Alberto Lupo.
Alberto Lupo, genovese, nato a Bolzaneto, molti se lo sono dimenticati. Ma io non lo sapevo nemmeno, l'ho scoperto leggendo il vostro sito di Parole Spalancate, ed è stata una bella cosa, perché ricordare la voce di Alberto Lupo è sempre bello, ricordare la sua figura, il suo apporto di voce e di cultura è molto bello, ed è altrettanto importante sottolinearlo con la consegna di questo premio. Eh sì, poi appunto ho contattato anche il nipote. E poi Alberto Lupo è uno che ha portato la poesia in prima serata, mentre presentava insieme a Mina. Parole, caramelle non ne voglio più. Poi anche, non so, la famosa serie di If di Kim. Infatti, ed è lui, grazie a lui che l'abbiamo scoperta. Certo, addirittura nel Carosello metteva dentro le poesie. E quindi anche per quello mi piaceva ricordarlo. E poi avremo, ovviamente i poeti italiani e stranieri, ci sarà Valerio Magrelia, Antonella Nedda, ma qua ne dimenticherò senz'altro alcuni, ma quello che volevo vedere è anche la presenza di poeti stranieri, finalmente, che si sono aperte di nuovo le frontiere e che facciamo venire da tutti i 5 continenti, da l'Eswix, dall'Australia a Tara Amjani dall'Iran, poi Damaris Roman dalla Colombia, che sono tutti tradotti per l'occasione, quindi non sono mai stati né pubblicati né tradotti in Italia, quindi tentiamo anche di dare un impulso alla traduzione poetica, ecco, in qualche maniera. E questo è la parte, per così dire, sotterranea del festival, no? Che noi del pubblico non vediamo, perché questo è un lavoro di ogni giorno, come dicevi poco fa. Eh sì, poi tra l'altro alla traduzione poetica dedichiamo proprio tutta una giornata con 2 sessioni, verranno insieme all'Associazione Italiana Traduttori e Interpreti, perché i traduttori di poesia sono molto spesso dimenticati, ma se non ci fossero loro non potremmo godere i capolavori di lingue che non conosciamo. E quindi il 18 giugno faremo proprio una giornata dedicata alla traduzione poetica, anche per questo mi sembra importante, ecco, questa cosa. Poi ci sono 2 grandi personaggi che non sono poeti ma lavorano molto con le parole, sono musicisti. Uno è Angelo Branduardi, che presenterà la sua autobiografia insieme con Francesco Zuffanti, che ha scritto un libro. Fabio Zuffanti. Fabio Zuffanti. Sì. Che tra l'altro ha scritto anche un altro libro molto interessante sulla figura di Franco Battiato, e poi adesso è passato ad Angelo Branduardi, quindi passerà anche al pubblico, davanti al pubblico del Festival della Poesia di Genova, per raccontare che cosa? La poesia di Branduardi. Ma la sua vita, perché poi lui fino a 15 anni lui è stato a Genova, quindi è un genovese di ritorno, diciamo. E quindi chi è un genovese di ritorno? Zuffanti o Branduardi? Branduardi. Ah, anche questa è una bella novità. Genovese. Branduardi fino ai 15 anni è abitato a Genova, proprio nei Carugi, e quindi lui è un genovese d'adozione, diciamo, anzi quasi di nascita, perché è venuto aveva pochi mesi, fino ai 15 anni è stato a Genova, quindi è genovese. Ma allora c'è proprio bisogna crederci nella definizione del genius loci, perché per forza di cose Genova è stata, diciamo, una fucina, un'officina, un mondo, un coacervo veramente, un pentolone, per dirla in maniera un po', un pentolone di creatività, e adesso inseriamo anche Angelo Branduardi, per noi che nulla sappiamo. Sì. Poi un altro musicista che verrà a presentare una sua biografia scritta da Louis Denis, francese, che io ho tradotto in italiano ed è pubblicata in questi giorni da Ossician Dien, che è Patrick Givas. Che è altro musicista. E ex Area, sì, che lui verrà a raccontare. Oltre ad essere un grande musicista, è anche un testimone del tempo. Veramente ha incontrato tutti i più grandi, da Frank Zappa, Jacopo Astorius, ma veramente a tutti quanti. Quindi è anche, lo spremiamo come un limone per avere qualche aneddoto, qualche racconto, ora, qualche segreto anche. Claudio Pozzani, parlare di poesia, anticipo forse un pensiero che potrebbe avere qualche ascoltatore durante questa conversazione, e potrebbe dire: sì, la poesia è talmente lontana da questo mondo strano, brutto che stiamo vivendo, no? In questo tempo di guerra. Quindi mi sento di porre questa questione, no? Perché
perché è importante arrivare a dire che la poesia non è qualcosa che sta là nel Santa Santorum e ogni tanto si tira fuori, no? Non so più quale poeta che disse che la poesia è sì raccontare il profumo del giglio, ma oltremodo è anche raccontare l'acre puzzo del piscio, ecco. Certo, ecco, è questo, infatti è praticamente 28 anni che tentiamo di dimostrare questo, nel senso che la poesia è qualcosa che entra anche senza che noi ce ne accorgiamo nella nostra vita reale e concreta di tutti i giorni. E poi, in effetti, proprio in questo scenario di guerra viene agli occhi il fatto che la violenza inizia quando si finiscono le parole. Infatti l'assenza di negoziati, cioè persone che si parlano tra loro, ha portato alle bombe. E la poesia, in qualche maniera, aumentando il nostro bagaglio di parole, il nostro lessico, quindi anche il nostro pensiero, può essere in qualche maniera un contributo a tenere lontana la violenza, ecco, in qualche maniera, e anche a creare dei ponti, come è sempre stato, tra culture diverse. Parole spalancate, il 28° Festival Internazionale di Poesia di Genova, per i nostri ascoltatori lo ricordiamo, tutte le informazioni del nutritissimo programma sul sito parolespalancate.it, ma è come ogni volta per chiudere la conversazione, quando si parla di poesia, in particolar modo proprio con Claudio Pozzani, la poesia che ci aspetta per essere ascoltata, qual è? Dunque, adesso io... Ovviamente degli autori che vengono, non me ne sono... Una poesia preparato. Di Claudio Pozzani a questo punto. Allora sì, guarda, te lo dico, tra l'altro sto tornando proprio, stanotte sono tornato da Smirne, dove c'era appunto un festival di poesie in Turchia, e allora ti leggo questa che è molto, molto breve, e secondo me è un po' la metafora della vita sulla danza. Danzo la danza delle idee geniali, sperando che tu mi dica qualcosa di nuovo. Danzo la danza dei perdenti e dei perduti, sapendo che i miei passi saranno vani. Danzo la danza degli ingenui felici, credendo che il mio sudore serva a qualcuno. Danzo la danza dei profittatori, e danzerò finché mi pagherai. E danzo, 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 per vincere la mia arroganza. Danzo, 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 il perché non ha importanza. Danzo la danza dei maledetti perché lo spleen m'arriva al torace. Danzo la danza dei presuntuosi perché anche tu lo sei se ti credi al mio livello. Danzo la danza degli indesiderati, mi sono allenato molto davanti a porte chiuse. Danzo la danza degli insofferenti, ti puoi spostare un po' più là per favore. E danzo, danzo, danzo fino a che resterò in piedi. E danzo, danzo, danzo perché sei tu che me lo chiedi. Perché sei tu che me lo chiedi, danzo, danzo, per vincere la mia arroganza. È straordinaria, grazie, grazie davvero Claudio Pozzani del tempo che ci hai dedicato. Noi prossimamente racconteremo altre voci sempre dal Festival Internazionale di Poesia di Genova. Grazie e buon lavoro con la poesia. Grazie, grazie a tutti voi.